È lui che parla. Avrai anche un posto fuori dall'accampamento, qui sta parlando al popolo, e là andrai per i tuoi bisogni. Nel tuo equipaggiamento, è Dio che parla, avrai un piolo con il quale, nel ritirarti fuori, scavierai una buca e poi ricoprirai i tuoi escrementi. Perché Yahweh, l'Elohim tuo, passa in mezzo al tuo accampamento ed egli non deve vedere le tue indecenze. Cioè lui si era stufato di calpestare e dice adesso è andato a farla fuori. Allora, se si vuole parlare di allegoria o metafora, io vorrei guardare negli occhi quell'autore biblico che per presentare il suo Dio dice: dunque, per presentare il mio Dio che cosa mi posso inventare? Che non gli piaceva calpestare i nostri escrementi? Si diventava sacerdoti non per vocazione. Sacerdoti poi, tra l'altro, non ha nulla a che vedere con il sacerdozio nostro, anche perché lì non c'erano anime da portare a Dio. I sacerdoti, i coanime, erano quelli che si occupavano di lui, delle sue esigenze, cioè di casa sua, del suo cibo, eccetera, eccetera, eccetera. E lui aveva scelto quindi la famiglia di Aronne e la tribù di Levi, dicendo quindi tutti questi si occupano di me, quindi vengono esentati da ogni altro servizio. E quindi si diventava sacerdoti, e appunto soprattutto per la famiglia che entrava da lui in casa, se si discendeva da Aronne. Levitico 21. Yahweh parla a Mosè e dice: parla ad Aronne e digli: nelle generazioni future nessun uomo della tua stirpe che abbia deformità potrà accostarsi a offrire il pane a Dio, cioè a Dio, all'Elohim. Perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi, né il cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme, né chi abbia una frattura al piede o alla mano, né un gobbo, né un nano, né chi abbia una macchia nell'occhio, o la scabbia, o piaghe purulente, o i testicoli accercati. Nessun uomo della stirpe di Aronne con qualche deformità si accosterà a offrire i sacrifici. Ha un difetto, non si accosti per offrire il pane all'Elohim. Cioè lui, i difettosi fisicamente, non li voleva vedere. Una egittologa romana mi disse: questa roba qui corrisponde, tra l'altro, ad un ordine preciso che i colleghi egiziani davano ai loro sacerdoti. Per esempio, c'era una casta sacerdotale che si occupava di allevare gli animali per loro, e questi qui non solo non dovevano avere difetti, ma dovevano essere esteticamente belli, altrimenti non li volevano. Diciamo che questi qui degli egiziani forse avevano più possibilità di scelta, lui doveva accontentarsi del fatto che non fossero. Due settimane fa ho fatto una conferenza a Pistoia e c'era un archeologo che tra l'altro mi ha dato una lettera bellissima di 3 pagine, stupendo, va bene. E quindi ho detto all'archeologo: senta, siccome un'egittologa romana mi dice queste cose qui, visto che lei è qui, le chiedo conferma. Lui ha detto sì sì, confermo. Dice: ma le dico una cosa in più. Si dovevano rasare, no? Quelli lì dovevano rasarsi il corpo. E io, se non fosse stato un maschietto bruttino, l'avrei baciato, perché sono andato a prendere numeri 8, 7, e Yahweh parla dei sacerdoti, dice: essi poi faranno passare il rasoio sulle varie parti del corpo. Cioè lui, come i suoi colleghi egiziani, quelli che entravano da lui, li voleva rasati. Perché? Era un fatto di pulizia, per evitare ogni possibilità di contaminazione. Anche unti. Quindi, prego? No, anche cosparsi di olio. Quelli che entravano proprio nella casa dovevano essere cosparsi di olio. Frizionati, no? Frizionati, da cui il termine Mashiach, da cui deriva Messia, che significa unto. Lasciamo stare il Messia Gesù Cristo, che col Messia ebraico non c'entra assolutamente nulla. Mashiach era colui che veniva unto con l'olio, però il significato di questo termine ha assunto un valore pressoché simbolico, nel senso che, come dire, ti mettevano un po' di olio sulla testa. In realtà la radice Mashiach significa frizionare duramente, addirittura percuotere, nel senso che quelli che venivano fatti entrare nelle parti più interne delle case loro venivano lavati, strigliati e coperti di olio, in modo che l'olio ti tiene addosso tutto ciò che hai e non ti fa mandare in giro
le cellule morte, i batteri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi gli unti iniziali erano dei cosparsi di olio per motivi igienico-sanitari. Allora vedete che qui, anche qui, EOS si comporta esattamente come i suoi colleghi egiziani, li voleva rasati, esattamente come in Egitto. Insomma, ci sono tutta una serie di curiosità Qui ci sono due parole ebraiche importanti, e qui rispondo al come si muovevano e alla polisemia. Kavod è un termine che viene sempre tradotto con gloria. Ruach è un termine che viene sempre tradotto con spirito. La radice kvd in ebraico significa pesante. Ruach in ebraico significa vento. Più tutta una serie di... cioè kavod significa... la radice kvd significa anche fegato, per dire. Comunque, il significato originario è pesante e il significato originario è vento, quindi massa d'aria che si sposta. Allora, la lingua ebraica, giustamente, no, è riconosciuta come lingua polisemica, cioè una lingua all'interno della quale ogni parola può avere più di un significato. La cosa strana per gli esegeti, insomma i filologi legati alla teologia, è che quando si incontrano questi due termini qui, la polisemia finisce. Questo deve essere per forza gloria e questo deve essere per forza sempre spirito. Perché? Perché altrimenti sono costretti a spiegare delle cose che, se la gente le capisce, le capisce. Per esempio, quando al Concilio di Trento hanno definito il canone cattolico, cioè della Bibbia, all'interno c'è il libro di Ezechiele, che è un libro esplicito all'inverosimile, e un vescovo di Aix-en-Provence, Monsignor Field, disse: beh, noi adesso appunto abbiamo inserito, abbiamo definito questo canone, ma ci sono dei libri che non possiamo, non dobbiamo spiegare al popolo. Uno di quelli è il libro di Ezechiele, perché se il popolo lo capisce. Allora, facciamo finta che Kavod significhi gloria. Quando è che compare questo termine qui? Quando Mosè, chiedendo a quello lì chi sei, gli fa anche un'altra domanda, gli dice in sostanza: tu ci stai facendo la promessa di portarci a conquistare quella terra, però insomma Mosè aveva bisogno di capire che lui era veramente in grado di, e gli dice: quindi io devo vedere il tuo Kavod. Allora, se è gloria, dobbiamo prendere atto di una cosa prima. Mosè parla con Dio, parla con Yahweh, gli parla guardandolo negli occhi e gli dice: io devo vedere la tua gloria. Il che vuol dire che Dio viaggia senza la sua gloria, vero? Perché se gli dice la devo vedere, vuol dire che non c'è. E Mosè gli dice, Yahweh gli capisce l'esigenza e gli dice: va bene, e se voi leggete i passi dell'Esodo vedrete che combinano per il mattino dopo. Quindi se volete vedere la gloria di Dio dovete prenotarla. Io sono un numero di sorti, però, E dove? Esatto, no, io preferisco, sì. Vabbè, sono stato. Allora, dovete prenotarla. E gli dice: va bene, te lo faccio vedere domani mattina. Però attenzione, quindi allora, Dio viaggia, cioè se voi guardate Dio non vedete la sua gloria, per vederla gliela dovete chiedere. Prego. Domanda: gloria in ebraico quanti significati ha? Cosa intende dire? Ah, questo bisognerebbe chiedere. C'è qualcuno che ha il libro che cambierà per sempre le nostre idee sulla Bibbia? No, c'è qui. Quello lì. Il primo che ho fatto. Nel 2010. Proprio l'edizione dopo. Ne ha fatto un'altra che era di dopo. Allora, la teologia giudaico-cristiana di gloria, cioè di questa roba qui del Kavod, dà tutta una serie di significati. Alcuni di questi io li ho riportati in questo libro, adesso poi li leggiamo, lo tengo un attimo qui.
così ci capiamo. Allora, lui dice, quindi te lo faccio vedere domani mattina, però attenzione, se quando io passo con la mia gloria, quindi la gloria è una roba che non viaggia con Dio, per vederla bisogna prenotarla e passa, cioè va da un punto ad un altro. Se quando io passo, tu la guardi da davanti, muori, e Dio non può farci niente. Quindi se voi vi trovate davanti alla gloria di Dio, la gloria di Dio vi ammazza e Dio non è in grado di difendervi. Dio è più debole della sua gloria. Dio è più debole della sua gloria. E dice, però attenzione, se quando io passo con la mia gloria, tu ti nascondi dietro queste pietre e la guardi di dietro, dopo che è passata non muori. Quindi vuol dire che le pietre fanno ciò che Dio non è in grado di fare. Ci difendono dagli effetti della gloria di Dio. Perché Dio non è in grado, le pietre sì. Basta trovarsi delle pietre. Sì, pietre. Massi. Allora fanno così. Ah, poi gli dice anche, attenzione, quando io domani mattina passo qui con la mia gloria, sui versanti dell'altura ci sono uomini o animali, quelli muoiono, quindi fai in modo che non ci sia nessuno. Però il popolo che è giù al fondo non subisce nessuna conseguenza. Quindi vuol dire che la gloria di Dio agisce entro un raggio limitato, entro un certo numero di metri, oltre i quali non agisce. Fanno così, il mattino dopo lui passa con la sua gloria, Mosè si nasconde dietro le pietre, la guarda di dietro, quindi la gloria di Dio la potete guardare di dietro, non muore, però ha la faccia bruciata, tant'è che quando scende dal monte, se sta al sole deve coprirsi con un velo che si può togliere soltanto se va all'ombra delle tende. Quindi questa gloria gli ha bruciato la pelle della faccia. Va bene. Allora, di questa gloria di Dio, che è uno degli strumenti con i quali questo qui si muoveva, mi è stato scritto, cioè non a me direttamente, ma insomma nei vari posti dove si parla un po' delle cose che io dico, è stato scritto, beh, biglino, già da nessuna parte nella Bibbia c'è scritto che la gloria di Dio, cioè il kavod, quindi la gloria di Dio, no, è un qualcosa che viaggia nell'aria e si sposta. Allora, Ezechiele, nel primo capitolo del suo libro, ci dice che un giorno lui era sulle rive del fiume Chebar e vede arrivare un ruach degli Elohim, e lo vede arrivare da nord, e mentre arriva questo ruach degli Elohim produce un forte vento di tempesta. Allora, qui si vuol sempre dire, ovviamente nella traduzione data dai filologi e teologi, che è lo spirito di Dio. E Ezechiele dice che vede arrivare questo ruach degli Elohim che fa un gran casino, quindi arriva da nord, quindi vuol dire che lo spirito di Dio in quel caso lì non era né a est né a sud né a ovest, ma arriva da nord, esattamente come il kavod. Nello stesso passo Ezechiele dice che il ruach degli Elohim è come il kavod di Yahweh, e infatti tutti e due si muovono nello spazio. Allora qualcuno ha detto, ah no, ma a differenza di ciò che dice Bilino, il kavod da nessuna parte nella Bibbia è scritto che Ezechiele 3,12. Poi un, e qui c'è uno spirito in ebraico, poi un ruach mi sollevò e udii dietro a me un fragore di gran terremoto mentre il kavod di Yahweh si alzava da quel posto. È scritto qui, non nelle mie traduzioni. Quindi il kavod di Yahweh si alza, fa tutte quelle robe che abbiamo visto prima. In più, se ce l'avete dietro la schiena non lo vedete, ma se decide di alzarsi fa un gran casino e lo sentite, la gloria di Yahweh. Nella mia c'è completamente diverso del versetto, no? Benedetta la gloria del Signore del luogo della sua dimora. Ma dove? 3,12. Cosa c'è scritto? Allora, un uomo che sollevò e dietro a me udì un grande fragore. Benedetta la gloria del Signore del luogo della sua dimora. Di proprio invenzione pura. Vado a cercare in quella di testimoni di Geova. Sì. No, ma più probabilità di essere più veramente. Sì. Allora il kavod si alza, fa tutte quelle robe che avete visto, bisogna prenotarlo, fa rumore,
se siete davanti vi uccide, se vi nascondete dietro le pietre no, se si alza da terra fa rumore, eccetera. La teologia giudaico-cristiana che cosa dice ad esempio di? È come, poi voi andate a cercarlo, io ne ho messi alcuni, ma ne trovate. È come un diamante, quindi pensate a che cosa fa il Kavod secondo la Bibbia, ce l'avete presente? L'abbiamo appena detto. È come un diamante a più facce che rifrange la luce in molti modi e gradazioni. È una categoria teologica. I suoi tanti possibili significati ci aiutano a comprendere qualcosa del mistero di Dio. Denota la rivelazione dell'essere, natura e presenza di Dio. Non è un fenomeno fisico impersonale separato da se stesso, ma un'espressione personale di se stesso all'uomo. È la manifestazione della trascendenza divina. È il potere salvifico di Dio, se state davanti vi uccide. È la rivelazione di come Egli desidera essere conosciuto da noi. Cioè, ma c'è questa roba qui. Questa roba qui. E ve ne ho lette alcune. Ma ce n'è una sola che abbia un minimo di attinenza con ciò che racconta la Bibbia del Kavod di Dio. Non ce n'è neanche una. È invenzione pura. Favole. Tutte favole. Che non tengono minimamente conto di ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento. Cioè dicono, l'Antico Testamento scrive quello, non me ne frega un tubo. La gloria di Dio è questa roba qui. Benissimo. La gloria di Dio sarà anche quella roba lì, ma il Kavod non è la gloria di Dio. Questo è il discorso della gloria di Dio. Teologi, dite quel che volete, io non ho nulla da dire, non me ne importa nulla, nulla, va benissimo, inventate quel che volete, ma non dite che questa roba qui è quella là, perché non c'entra niente. Significa chiudere la Bibbia, fare finta che non abbia scritto nulla e inventarsi tutto. Spirito. Allora, qui Ezechiele racconta appunto che lui è stato sollevato da uno spirito, racconta che ci viaggia sopra, racconta che viene portato sopra una città, racconta che quando arriva sopra questa città arriva nel cortile della dimora di quelli lì, quando arriva nel cortile esterno da di sotto dello spirito di Dio si staccano delle cose che scendono nel cortile. Quelle cose che sono nel cortile fanno rumore, tant'è che quelli che sono fuori dal cortile non le possono vedere, ma sentono il rumore che fanno. Quando quella roba torna sulla verticale di quelle cose lì alzano le ali, si vanno a riagganciare e poi assieme vanno a volare fuori, sull'altura fuori dalla città. Bene, tutta questa roba qui viene sempre tradotta come spirito. Allegoria. Allegoria. Va bene. Vi dico, se l'ebraico è una lingua polisemica, vediamo l'esempio di una lingua polisemica come l'ebraico, se non di più, l'italiano. Però con l'italiano abbiamo una fortuna, che nessuno ci costruisce una religione sopra, e quindi per capire la polisemia dell'italiano è sufficiente ascoltarlo, esattamente come per la lingua ebraica. Solo che per la lingua ebraica bisogna per forza metterci il mistero, perché se non ci si mette il mistero, se non si dice che c'è mistero, si corre il rischio che la gente capisca. Invece, siccome la gente non deve capire, allora bisogna dire che c'è il mistero. E il mistero ce lo spiegano loro. Io voglio le spiegazioni da settima fetta, però, non più quelle da prima. Allora, io ieri, avevo bisogno di risollevarmi un po' lo spirito, ero un po' giù. Sono andato a trovare un mio amico, che è uno che è simpaticissimo, mi fa sempre ridere, perché è veramente un uomo di spirito. Lui ha un hobby, a lui piace distillare lo spirito dalle minacce. Io gli ho raccontato che tutti gli anni ad agosto, quando sugli alberi mi maturano le prugne, le metto sotto spirito, a quello 95 gradi. Lui ama giocare a calcetto ed è molto apprezzato perché sa creare lo spirito di squadra. Vicino a casa sua c'è una costruzione del 1700 che si dice essere abitata da spiriti. Sono sei significati diversi. Questa è la polisemia. Avete avuto difficoltà a capire di che cosa parlavo? Mai. Però è anche la stessa cosa. Non bisogna metterci il mistero, non c'è. Ruach in certi casi vuol dire spirito, in altri casi vuol dire un'altra roba. Dipende dal contesto.
Quindi quando io dico che il mio amico distilla lo spirito da Levinaccio, oppure io penso ai filologi che tra 2000 anni troveranno le bottiglie che ho comprato di alcol dove c'è scritto ideale per la frutta sotto spirito, che si chiederanno sotto che spirito io mettevo la frutta. Quei filologi lì, quelli normali, col buon senso, capiranno che la mettevo sotto l'alcol. Perché è il contesto che lo dice. Ed è tutto di una semplicità estrema. Ed è questo che non bisogna permettere, che la gente capisca ciò che è semplice. Che basta fare i ragionamenti da ignoranti sulle Bibbie tradotte dai sapienti. E si capisce tutto. Una domanda, questa parola spirito è stata usata 6 volte in 6 contesti differenti, giusto? Domanda, per quale motivo hanno utilizzato la stessa parola per 6 contesti diversi? E se c'è una motivazione, cioè grammaticale, della radice che giustifica queste 6 associazioni di la mia? No, della parola spirito. Ma quella che ho fatto in italiano? Sì, semplicemente in italiano, per la radice. Ma perché è nell'uso, no? Tutti noi diciamo solo sì. Ho bisogno di sollevarmi un po' lo spirito. Perché l'hanno associato lo spirito all'arco, lo spirito d'umorismo. Per quale motivo? Ah, no, questo qui bisognerebbe fare uno studio. C'è un motivo grammaticale oppure puro uso e costume? No, queste sono cose che entrano nell'uso, non è che ci sono motivi grammaticali, no. Non è che è la entrano nell'uso, tant'è che variano da lingua a lingua. È una semplice associazione libera. Sì, esattamente. Per quanto riguarda l'alcol, per il fatto che è volatile, no? Quindi lì è esattamente... Lo spirito d'umore magari non è molto esuberante. È un po' anche il motivo per cui, per esempio, non so, è difficilissimo distinguere, perché almeno io non ho mai capito, non ho mai trovato delle definizioni, tra spirito e anima, no? C'è chi parla di anima e lo spirito, cioè ognuno poi si deve intendere. No, se uno prende questa parola associata al spirito...